Allora, in realtà questo brano l'ha scritto mia mamma circa un anno e mezzo fa, e diciamo con un arrangiamento un pochino diverso da quello che poi è stato fatto, e me l'aveva fatto sentire e io diciamo ho pensato subito che potesse essere un tema interessante e appunto mi era piaciuto sin dall'inizio, diciamo. E soltanto che aveva un tipo di struttura, insomma, di arrangiamento che non era molto nelle mie corde. Quindi diciamo che l'abbiamo tenuto un po' fermo lì per un po' di, appunto, un po' di tempo. E poi, insomma, pensandoci bene, riascoltandola, perché lei ovviamente, insomma, come tu, non so se sai, lei ha collaborato con tanti autori, esatto, nel corso della sua vita, insomma, soprattutto agli inizi della sua carriera. Ha collaborato con i grandi della musica, Califano, Renato Zero, eccetera. E quindi diciamo che lei è una insomma, delle due figure della mia famiglia, sono noi due, mia madre e mio padre. Insomma, lei in particolare mi ha sempre spronato tantissimo nello scrivere brani e nel portare avanti questa carriera molto, molto difficile, perché come sappiamo il mondo dell'arte è un mondo difficilissimo, soprattutto in questo preciso momento storico, più che mai. Però insomma mi spronava, insomma, affinché io comunque iniziassi a lavorare su brani nuovi, eccetera. E quindi l'ho ripreso in considerazione questo brano perché ritenevo appunto che il tema fosse molto interessante. Detto questo, l'ho proposto al mio collaboratore, mio arrangiatore Fabio Garzia, che è un musicista bravissimo, e quindi abbiamo iniziato a lavorarci su, abbiamo detto come possiamo stravolgerlo per cercare anche di dargli comunque una sonorità anche molto più attuale, perché il genere con cui l'aveva scritto mia mamma era un genere un po' alla Mannarino, era quasi un brano un po' più scherzoso, così. Invece noi gli abbiamo voluto dare proprio anche un'importanza, no? Visto poi il tema. E detto questo, niente, quindi l'abbiamo arrangiato e poi ha preso proprio una piega molto interessante, perché poi mi ci sono proprio riveduta io come tematica. Perché comunque ritengo che l'accettazione di se stessi sia uno dei temi esistenziali proprio per eccellenza, quindi in linea di massima subisco molto comunque, come dire, il giudizio altrui, quindi in realtà proprio per questo è un tema che mi scotta, insomma, che lo vedo molto molto vicino, perché comunque subisco il giudizio altrui e cerco, perché sono fondamentalmente una persona un'esteta. Quindi comunque ci tengo molto all'aspetto fisico e anche all'accettarsi. Attenzione, non intendo dire che la bellezza deve per forza racchiudersi in certi canoni, no? Perché poi ognuno può sentirsi bello con i capelli lunghi, corti, grasso, magro, alto, basso. Non intendo dire questo, ma intendo dire che l'elemento importante è l'accettazione. Quindi purché uno si accetti, poi può vestirsi come gli pare, però purché sia... come dire, convinto di quello che è, perché poi credo sempre che se uno è sicuro di sé, lo trasmette anche agli altri e viceversa. Cioè, proprio in riferimento a questo brano, mi viene da pensare che chi ricorre alla chirurgia plastica per rincorrere degli ideali e per farsi accettare, magari è la persona più infelice, perché paradossalmente può essere la persona più bella del mondo, ma se non si piace, non si accetta per quello che è, rincorrerà degli obiettivi che non raggiungerà mai, magari. Diciamo che questo ambiente è molto molto complicato, per cui bisogna trovare un po' il giusto canale, il giusto approccio e io credo che però ci debba essere in qualche modo, lo dico anche un po' a me stessa, lo dico a chi sta intraprendendo questo percorso, ci deve essere un po' un compromesso, perché chiaramente non possiamo aspettarci, cioè dipende poi quali sono i nostri obiettivi, no? Però io ad esempio me lo sono detta da sola, cioè è chiaro che se io ho l'obiettivo di arrivare al grande pubblico o alla stragrande maggioranza del pubblico, no? A cui uno possa ambire, è chiaro che non posso fare un genere troppo di nicchia che piace solo ed esclusivamente a me, perché poi mi devo anche rifare a quelle che sono le esigenze di mercato. Quindi è chiaro che dico, uno deve sempre cercare di partire da quella che è la propria indole, perché è chiaro che io non potrei cantare il trap considerando che magari amo il soul, il blues e il jazz, no? Però devo trovare una via di mezzo tra il pop, tra questo genere un po' più hip hop e insomma, e trovare la giusta forma per cercare di
di far parlare di me e di parlare di me. Ma guarda, in realtà posso passare un po' la palla al videomaker perché sono molto contenta di collaborare con lui. È già il secondo video che realizzo con lui, Lorenzo Catapano, che è anche un videomaker che ha lavorato con tanti artisti famosi, tra cui Random, Francesco Renga, l'ultimo singolo relativo al brano di Sanremo. E diciamo che ho lasciato un po' la gestione a lui perché sì, io diciamo ero un po' più all'antica, quindi nella mia mente avrei voluto realizzare un video che riprendesse più il tema relativo alla canzone. Invece lui ha voluto proprio creare una storia, che poi è una storia tra due persone, e anche lì, tra virgolette, la richiesta di sentirsi accettata o farsi accettare dal proprio partner, che poi anche questo è un grande tema, credo, no? E beh. Sì, guarda, infatti mi manca in una maniera esagerata, nel senso che io ho avuto la bellissima esperienza di stare per 2 anni consecutivi in uno dei locali di Roma, uno dei locali, insomma, un locale di Roma molto centrale e dove c'è un afflusso di gente pazzesca che sta proprio a Piazza Trilussa. Che è il Caramella, è un localetto molto piccolino, non so se hai avuto modo di conoscerlo, ecco. E devo dire che quando ci penso proprio col cuore in mano, perché ho passato delle serate meravigliose, appunto ho avuto il piacere di starci per 2 anni quasi fissa, quindi 2 o 3 volte a settimana. Quindi improvvisamente poi da quando c'è stato il problema del Covid, quindi marzo dell'anno scorso, ci siamo chiusi tutti in casa ed è stato drammatico, perché poi alla fine. Io dico che il contatto con il pubblico è fondamentale, cioè se vuoi fare questo mestiere, la gavetta che fai lì è veramente un passaggio importante e necessario, secondo me, per arrivare poi a fare un po' di percorso, un po' di carriera. E senza quello proprio ti toglie, è come se ti togliessi proprio un po' come dire, di benzina, no? Che ti alimenta, che ti porta a fare le cose, insomma. Però ecco. Ultimamente ho cercato di recuperare un po' provando a andare un po' per strada, per esempio, cosa che io ho fatto poco, però ho visto anche parecchi miei amici che si sono organizzati in questo modo a fare, insomma, i busker, credo che si dica in inglese, e in giro per strada e poi, però ovviamente in questo preciso momento non si può fare proprio più niente, altrimenti, insomma, verrei arrestata, non mi piacerebbe, insomma, fare questa fine. E poi quello che vorrei fare adesso, nei prossimi mesi, vorrei cercare di organizzarmi in attesa che riaprano i locali, di fare qualche diretta con dei miei amici musicisti, magari chiuderci in casa e suonare e fare delle live da casa. Ad esempio, io ho fatto sempre un'attività di live cantando prevalentemente cover perché il mio progetto, diciamo, privato, come dire, dei miei brani, lo sto iniziando, insomma, da poco e voglio comunque prepararmelo bene prima di fare poi uno showcase con la presentazione di tutti i miei brani, no? Che andranno nell'EP. E quindi diciamo che quello che mi manca è anche un po' lo studio e l'approcciare a diversi generi, perché ovviamente cantando, avendo l'opportunità di cantare cover, magari hai modo di studiare una Lady Gaga piuttosto che uno Stevie Wonder o che ne so io, un Lucio Battisti, perché poi io spazio molto come genere. E quindi ecco, mi manca anche quello, un po' lo studio di brani nuovi che mi mettano anche in discussione. Perché ovviamente ogni brano presuppone, che ne so, uno studio vocale diverso, un approccio vocale diverso a livello anche di genere. Quindi ecco, quello mi manca anche. Allora, per quanto riguarda l'estate, sicuramente sto lavorando, quindi in cantiere c'è un brano estivo fresco, insomma, che dovrebbe uscire tra maggio e giugno, quindi insomma, fra poco ci siamo. Con relativo video, sempre con Lorenzo Catapano, con cui mi sono trovata molto bene, quindi ce lo teniamo. E poi a settembre-ottobre, diciamo, dal prossimo autunno in poi, il mio sogno, tanto ormai lo sto dicendo, è Sanremo, cioè ormai lo dico così, io mi apro col cuore, poi vediamo quello che succederà. Pregate per me, sono nata, cresciuta a pane e Sanremo, per cui per me proprio arrivare su quel palco, ci sono già stata tra l'altro un po' un pizzico me ne vanto perché ho vinto il Festival della Canzone Napoletana a Sanremo, quindi ho comunque, insomma, sono stata sul palco dell'Ariston, però ovviamente il Festival della Canzone Italiana è uno solo, quindi insomma, incrocio le dita. Quello è stato un bel esperimento perché in realtà è stata come dire, una trasposizione da un brano in inglese che avevo scritto, che poi è Don't Judge Me, che è quello
di cui trovate anche, si trova anche il video su YouTube, che abbiamo diciamo trasposto in lingua napoletana, però il brano, sono sincera, me l'ha scritto Berlincioni, Fabrizio Berlincioni, che è un grande autore e anche di canzone napoletana, e là ci siamo, insomma, mi sono cimentata, poi ho vinto, quindi inaspettatamente. Però devo dire che c'era stato l'arrangiamento di Gerardo Di Lella, quindi era stato comunque un lavoro di squadra con dei grandi professionisti, quindi insomma. Okay. Però tanto però... l'Ariston